Una coppa che per loro rappresenta sfortuna. Infatti tre finali disputate e vittoria, nessuna. È l'andazzo del Palermo, che ha sempre avuto questa maledizione della Coppa Nazionale. Per non parlare delle tante volte in cui negli anni ha perso la Coppa Italia di Serie C, ben 3 su 4 volte. Anche se in questo caso parliamo di una coppa minore, alla classica Coppa Italia. Oggi voglio entrare proprio nel dettaglio su quest'ultima, riprendendo ricorsi storici che hanno segnato il Palermo Calcio in questa competizione. (1973-1974). Il Palermo era allenato dal rivoluzionario Corrado Viciani. Il Palermo a fine anno si piazzerà settimo in Serie B e dei suoi giocatori più rappresentativi erano La Rosa, Magistrelli, Vullo, Barlassina e il portiere Ferretti, quest'ultimo 10 anni con la maglia rosanero. La Coppa Italia in quegli anni era formata con vari gironi di 5 squadre. Il Palermo era nel girone con Bari, Fiorentina, Verona, Perugia. Inutile dire che passava soltanto una squadra per ogni girone, e il Palermo sorprese tutti ottenendo 2 vittorie e 2 pareggi, senza mai perdere, e facendo 4 reti e subendone una sola. Inutile dire che ai tempi quando si vinceva i punti assegnati non erano 3, ma 2. Il Palermo batte 2-0 la Fiorentina, pareggia 1-1 col Bari, vince 1-0 col Perugia e pareggia a reti bianche con l'Hellas. Passato il primo girone si passa direttamente a un secondo girone, in cui passano solo una squadra per girone per andare dritti alla finale. E sorprendentemente, nonostante un girone di ferro con Juventus, Cesena e Lazio, il Palermo mette a segno 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta e stacca il pass per la finale. Stessa cosa il sorprendente Bologna di Bulgarelli e Savoldi, che in quegli anni col Bologna sorpresero tutti in Serie A, passando anch'essi nel girone a 4 in cui c'erano Inter, Milan e Atalanta. Il Palermo in finale a Roma cerca di stupire tutti e ci riesce. La squadra, ricordiamoci, che militava in Serie B e al 32esimo del primo tempo Magistrelli segna di testa sul primo palo dell'estremo difensore bolognese. Poi la squadra ha continuato a giocare senza trovare clamorosamente la via del gol. Alla fine giunge la beffa al 90esimo. L'arbitro Gonnella regala un calcio di rigore inesistente a tempo ormai scaduto al Bologna su un contrasto fantasma in area di rigore fatto da Ignazio Arcoleo. Savoldi non sbaglia e manda le 2 squadre ai rigori dopo che nei tempi supplementari regnava la parità del punteggio. E alla fine, nonostante il Bologna sbaglia per primo il rigore, il Palermo sciupa la prima vittoria storica con il gol decisivo sbagliato da Vullo che spara alto e poi successivamente con Ermino Favalli che prende in pieno la traversa, concedendo l'onore delle armi al Bologna. (1978-1979). La squadra rosanero continua la sua lotta per risalire in A, ma senza successo. Anche questa volta si piazzano settimi in Serie B, ma anche questa volta contro ogni sfavore del pronostico la squadra si ritrova a giocarsi un'altra finale di Coppa Italia. L'allenatore è Fernando Veneranda, il presidente è sempre Renzo Barbera. Paradossalmente la squadra è più forte rispetto agli anni precedenti, con giocatori come Gasperini, Chimenti, Cerantola, Di Cicco e il portiere Trapani alternato al suo vice Frison. Il format della coppa era simile a quello del 74, ma con l'unica differenza che dopo aver passato il primo girone, dopo si affrontavano dai quarti fino alla semifinale in gara di andata e ritorno e ovviamente finale gara secca. Il Palermo riesce contro ogni pronostico a passare il proprio girone con Torino, Cesena, Brescia e Verona, vincendo 3 partite e pareggiandone una. Ai quarti andata e ritorno finisce a reti bianche contro la Lazio e il Palermo vince ai calci di rigore contro i biancocelesti. In semifinale affronta il Napoli, che all'andata inchioda sul risultato di 0-0, ma al ritorno il Palermo si impone con il risultato di 2-1, sconfiggendo i partenopei e andando a giocarsi la finale di Coppa Italia a Napoli contro la Juventus di Causio, Cabrini e Scirea. I rosanero non sentono la pressione di affrontare una delle squadre più titolate d'Italia e del mondo, anzi sorprendentemente il Palermo al primo minuto del primo tempo passa in vantaggio con gol di Chimenti, quest'ultimo poi nel corso della gara si infortuna e il Palermo, non avendo un riferimento lì davanti, cercava in tutti i modi di contrastare tutti gli assalti juventini, ma poi su un'incertezza della difesa Brio all'83esimo regala il gol del pari alla Juve, che continua ad averne di più, e fisicamente il Palermo cede ai tempi supplementari quasi allo scadere con il gol dell'ex fatto da Franco Causio, che con la squadra rosanero non è mai esploso. E quindi si conclude ancora una volta quell'avventura in Coppa Italia con l'ennesima sconfitta per gli uomini del presidentissimo Renzo Barbera, che con una squadra in cadetteria ha messo seriamente paura alle big del calcio italiano. You're nothing like your photo.
2010-2011. Quella fu la stagione più recente in cui il Palermo poteva finalmente alzare al cielo quella Coppa Italia che è rimasta purtroppo maledetta, ma di fronte c'era l'Inter del posto triplete, che nonostante sia leggermente di basso livello rispetto allo scorso anno, c'erano elementi come Eto'o e Milito, che appena avevano palle in contropiede al 100% ti facevano gol. Era il Palermo di Delio Rossi, il presidente il vulcanico patron Zamparini, e la squadra era composta da giocatori forti tecnicamente e allo stesso tempo c'erano giocatori come Capitan Miccoli, che subentrerà a gare in corso, la tecnica di Pastore, la forbizia di Ilicic, il sinistro di Balzaretti e i riflessi di un giovane Sirigu. Il Palermo ha tutte le carte in regola per battere i nerazzurri, dopo aver vinto in ordine cronologico contro Chievo, Parma e Milan, ma anche in questo caso la squadra non riesce ad essere cinica e in difesa lascia molti buchi sulle fasce, fasce che venivano prese da un giocatore fino a quel momento veramente mostruoso, ed è Samuel Eto'o. Snyder inventava calcio, mentre il giovane ma talentuosissimo Abel Hernandez con il collante Pastore cercavano in tutti i modi di raddrizzare una partita che sembrava per l'ennesima volta maledetta. Di mezzo ci si mettono anche gli ennesimi errori arbitrali, come il fallo di Lucio su Miccoli in aria, non visto dall'arbitro, il rosso a Munoz che contrasta Eto'o toccando nettamente il pallone, e il gol dei rosanero che avviene tramite la concessione di un calcio d'angolo che non c'era. Tuttavia poi il Palermo, dopo il gol di Munoz prima ancora di essere espulso, non servirà a nulla, perché Cassano in quella serata in difesa fu totalmente disastroso, faticando enormemente con dei mostri sacri come i calciatori di quell'Inter, regalando un assist facile facile per Pandev che appoggia in area per Milito che fa il 3-1 definitivo. Sono stati tanti i pianti per chi ha vissuto questo Palermo in tre periodi diversi. Sicuramente la prima Coppa Italia è stata quella messa più in discussione, visto che venne concesso un rigore del tutto inesistente, frase che tra l'altro disse anni dopo l'ex calciatore e capitano del Bologna ed ex direttore sportivo del Palermo, Giacomo Bulgarelli. La scelta di Gonnella, considerato fino a quel momento uno dei migliori arbitri italiani, si ritrova ad essere messo in mezzo ad uno scandalo per l'assegnazione del rigore a tempo ormai concluso. I rimpianti sono tantissimi, ma ti chiami Palermo e sei abituato a convivere col passato, con la speranza un giorno di poter alzare quel trofeo che fino ad ora non è mai atterrato in terra sicura. Ma poi il calcio, sai com'è, la componente più importante è la fortuna, se ce l'hai accanto vinci, altrimenti perdi.